Buonasera a tutti ragazzi, perdonatemi i 3 minutini di ritardo, ma ero un po' indietro con la preparazione di tutte le cosette della live. Buonasera a tutti, fatemi sapere se l'audio va bene, se tutti i volumi vanno bene. Io nel frattempo riaggiungo la nostra musichettina di sottofondo e poi possiamo partire con il team che ci siamo buildati ieri, che devo dire, beh, sicuramente è uno dei team più interessanti. RNG Ax, donated 2 euro. Beh, grazie mille RNG, se mi doni anche qualche crit, io sono assolutamente contento, Vediamo un po'. Audio è ok, combatterai con la tua luna. È ok, non l'ho capito. Alle 21 devo andare, devo giocare il round 2 del torneo di Smash del Forum di Millennium. Molto male, Fisio, direi molto male. Scherzo. Allora, ieri abbiamo buildato durante la live Lugia con anche Bisharp. Perché Bisharp? Perché chiaramente Lugia tende a sfruttare tante sue cose positive, fra le quali mettere una Tailwind. E poi magari se fa Tailwind Z a crittare sempre con aerocolpo. È però debole sostanzialmente a 2-3 Pokémon del metagame molto utilizzati: Lunala, Yveltal e Incineroar. E c'è un Pokémon che è Bisharp, che in particolar modo non viene toccato da Lunala, non viene toccato da Yveltal e da Incineroar va a più 1. Quindi ho detto, ma proviamo, perché? Perché no? Pardon, ma Mongoose quando? Non c'era Mongoose? Ho sbagliato? T'ho detto che ero in ritardo. C'era Mongoose o no? Sì che c'era Mongoose. C'era tutta la vita Mongoose. Ma, vedi? No, no, questo è il team di ieri sera, ragazzi. Among Us c'era, confermo. E Among Us, tra l'altro, è lì perché così riusciamo anche magari a fare... a fare qualcosina di carino contro il distorto. Abbiamo un doppio check contro la Rain. Insomma, ci sono tante cose interessanti in questo team qua. Io al solito, prima di cominciare, aspetto un paio di minuti o tre, così se avete qualche domanda io mi faccio il mio classico sorso d'acqua e mi rilasso un pochino prima di buttarmi in Battlespot. Al solito vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, qua non c'è da mettere like alla live, c'è però da mettere like se mi volete aiutare a il post di Facebook, ecco, quello sì, così che magari si possa anche far sapere che c'è un pazzoide con Lugia e Bisharp in Battlespot. Allora, Pardo, dove prendi subito i Pokémon bridati dal box? Cioè, sono sempre soliti, ragazzi. Cioè, sono veramente sempre soliti. Quindi, è a posto. E poi ti svelo un segreto. Ho tanta gente che io chiedo e loro mi mandano i Pokémon. Quindi, non ho nemmeno tempo di imparare come funziona il Pokédex. Siamo a posto. Meno acqua, più nocino. Beh, sì. Grazie. Va bene anche l'acqua stasera, perché sennò troppo nocino tutte le volte, insomma. Ah. Mi leggo un po' di commenti. Bisharp è quello che vinse il nazionale? Beh, no, non può. È un nipote. Non può. Non può essere quello perché eravamo su Omega Ruby Alpha Sapphire. E invece qua dobbiamo giocare le cose con la crocettina. Come set è quello lì. Paro. Esattamente pari. Quando lo porti a Mongoose che non l'ha mai portato? Ah, in quel senso dicevi Last. Bisogna un po' vedere quando portarlo. Bisogna un po' vedere... può essere utile magari contro XY, per esempio. Insomma, bisogna un po' vedere. Però fa comodo averlo lì. Assolutamente sì. Poi può essere utile anche contro Coco. Insomma, ci sono diverse cose. Nev Village. Ciao Andreone. Ciao Pardo. Oggi non potrò seguire la live come si deve, purtroppo. Non le può più seguire. Ma cos'è sta storia? Ma comunque ci sarò. Sono curioso di vedere il team in Battlespot. Purtroppo sono in condoglianze per la dignità della Roma lì a Firenze. Meno male che ci siete. Un abbraccione. Tra l'altro io godo un riccio per questa Fiorentina che sta andando bene. Anche se io sono del Milan. Però insomma l'altra metà è viola. E quindi siamo qua a Firenze. Va bene. Gli amici 50 secondi di delay. Cazzarola no. Me ne sono dimenticato. Perché ho fatto tutto all'ultimo.
Però se si becca italiani e li beccheremo, vedrò di essere un pochino più, come dire, vispo. Farò le mosse, ecche de. Come posso fare? Lo posso impostare a stream in corso? Penso proprio di no. Però c'era un'opzione qua su, posta il delay. No, non me lo fa chiaramente mettere. Lo posso mettere solo. Ah, che palle. È vero, è vero, è vero. Matteo Guagnelli, buonasera, Pardo. Oggi ho buildato un team con Togekiss. Se ne parlava ieri, vero? Lasciando stare il povero Volcarona, effettivamente non fa molto. Devo dire che la sua porca figura la fa. No, ma guarda, secondo me è anche Volcarona. È che devo provarlo. Io con Volcarona non ci sono ancora entrato in sintonia. Ecco, diciamo così. Però vedo che qualche risultato lo sta facendo, quindi evidentemente è un problema mio. E ci sono, determinati Pokémon che a determinati player non funzionano e ad altri funzionano. È tutta una questione di playstyle, che non è una cosa campata in aria. Esiste. Il discorso del playstyle. Comunque, ritornando a Togekiss, può avere assolutamente senso. Io dai, diamo il là a questo primo match e vediamo come va. Nel frattempo anche il buon Teriet94 si iscrive al canale. Vi ricordo che vi potete iscrivere senza tirare fuori un singolo centesimo collegando il vostro account di Amazon Prime e poi io post live vi mando via email a coloro che si iscrivono il link per accedere alla chat, al gruppo Telegram esclusivo degli iscritti Twitch. Così possiamo rimanere in contatto, scambiarci idee, farci dei rutti tramite messaggio vocale, insomma, possiamo fare veramente quello che vogliamo. Allora. Cioè, la Fiorentina sta vincendo 7-1. No, davvero? Io ero rimasto a 3-1. Cioè, 7-1 davvero? 7. Boia. Boia. 7. Io ero rimasto a 3-1. Comunque. Ringrazio il buon Riccardo che mi ha dato il... Oh, Norvegia, che mi ha passato Lugia. Domani, tra l'altro, esce una win streak con Commo. Vi dico anche questo. Allora, bene, sì, qui di male in peggio. Ah, però, per l'appunto, qui Bishop... Boh. Magari sì, magari no. Non ci sta malissimo. Lui ha già scelto. Guardo la Fiorentina, vedo il Manchester. No, Nico. Comunque, ora fatemi concentrare che questo è un matchup che può dire davvero cose belle, ma anche cose brutte. Quindi, vediamo un po'. Vediamo un po'. Proviamo così. Non ci stava male nemmeno Amongus in lead, però. Se questo mi leada Gengar Lunala, male. Infatti io volevo fare Amongus Lugia, vedi? Però ho detto se mi leada Lucio Tapulele lo piglio in domo. Allora, io Aulusha sguaglio sempre. Aulusha levita. È volante, no? O è monolotta. Io non mi entrerà mai in testa questa cosa. O è volante. Oh, mi ricordavo bene. E allora va bene. Allora va bene fare Zetone per il Wind. Ho messo il fake out apposta per poterglielo fare anche sotto campo. Aulusha se la protegge. Va bene, Aulusha.
Focus Blast Incineror Avoida. Non sarei morto, ma avrebbe fatto 70, ma non sarei morto. Però intanto meglio così, che devo dire. Qui chiaramente abbiamo un Aeroblast su Aulusha, che crittando andiamo anche a evitare. E vado di U-turn. Se lui va di Encore su Incineroar, non mette Tailwind. E allora a me va bene. Qualora fosse più veloce del mio Lugia. Perché ci poteva stare che lui fosse più veloce del mio Lugia. Crit, ma questo non è culo. È un 100%. Focus Blast. Rievito. It's me. Sono io. Bello evitare le cose. Mettiamo dentro Bishop sotto Tailwind, sì. Sì. Così che se lui butta l'unala... Provati la febbre paro. Guarda, ho un termometro proprio qua. Per quando misso. Quindi... possiamo provare davvero, eh. Sentiamo un po'... che febbre c'ho. È entrato l'unala, gente. Vamos doble. Tanto sono sesh. Questo è crit. E questo invece è mordo. Pardon, mandate la partita ieri. Abbiamo vinto di 20 con una quasi rissa finale. E va bene così. Pardo è buono, però invece in campo. Ricordatevelo sempre. Il pardo sta dalla parte della sportività. Non ho mai fatto rissa in vita mia. Poi per carità, qualche gomitatina bella assestata, se mi fanno incazzare, si fa, ma tutto nei limiti della sportività. Lo sport è anche quello. Sì, va bene. Io quindi andrei di così. E poi dico wow. Sì. Match forfeited. Vabbè, qui ti ho arato. Qui ti ho arato. E è andato veramente tutto bene. Da quanto tempo hai cominciato la live? Alle 8, da pochissimo. Questo era il primo match. Ragazzi, ho bisogno di voi per aumentare i presenti in questa live. Perché solitamente facciamo 300, ora siamo a 180. Aumenteremo sicuramente con il passare dei minuti, ma secondo me la bestia marina e Bishop meritano. Quindi, senza essere assolutamente molesti, quindi non vi chiedo di spammare, ma di magari farlo sapere a qualche amico interessato, eccetera, eccetera, che appunto siamo in live. Allora, io non l'ho scritto nemmeno nel gruppo, quindi lo scrivo. Vediamo quale sarà il nostro prossimo avversario. Colpa di Sidonia e della Juve. Vabbè, ragazzi, io che vi devo dire? Se preferite Sidonia a Lugia e Bishop, va bene così. Cioè, se mi guardate soltanto perché non c'è Sidonia, fate bene a guardare Sidonia, se vi garba di più. Se vi piace un pochino il competitivo, allora dovete guardare anche quando c'è Sidonia. Cioè, nel senso, sono gusti, non c'è niente di male. Terry 94, difficile rinunciare alla balade del buon Sidonia, ma il padino appunto, si diceva proprio ora. Si diceva proprio ora. Che sta giocando Sidonia? Sempre Kingdom Hearts? Se mi trovo un avversario, io magari sono anche contento. Non disdegno. Dai, su. Grazie comunque, caro, della donazione. Grazie a tutti in generale, quelli che decidono anche di metterci del supporto, anche perché nel prossimo mese e mezzo avrò da spendere per andare ai vari tornei. C'ho Cannes. C'ho da fare Bolzano, che è praticamente all'estero. C'ho da fare Berlino, quindi va bene. Siamo già a 195, quindi stiamo aumentando. Bene, vi voglio tanto bene. È arrivata la bestia marina. Vi ricordo che potete iscrivervi a Twitch. E vi consiglio di farlo, perché presto, insomma, ci sarà qualcosina solo perché è scritto Twitch. Io rimetto
Maxi Arci. Nerdillagione, confermo il 7-1. Mamma mia, stanotte ho testato Z Charizard sotto Sun e non mi ha soddisfatto. 1607, non ho visto di dove arriva. Sono curioso di vedere la streak di Commo, visto che mi interessava. Guarda, domani sarà una puntata molto, molto strana. Un saluto da uno dei tuoi tanti silenziosi seguaci su YouTube e persino sub su Stitch. Tendo a vedere tutto in past per via dei miei improbabili orari, ma oggi giochi Lugia, il mio Pokémon preferito, quindi spaccali tutti, tigre. Grazie mille, Lorenzo. Grazie mille davvero. Io, quando emergono i silenziosi, così come vi chiamate voi, sono sempre molto, molto, molto contento. Qui dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione. A me quell'ele mi rompe le palle, perché mi impedisce il Sucker Punch. Allora, secondo me lui fa, dico in ordine sparso, Lunala, Kyogre, Lele, e poi ho Whimsicott. Sentite, io vado di Lugia, non mi piace, ma va bene così. Ho messo Amongus in lead, che probabilmente vorrà dire partire 1-0 per lui, perché magari farò Rage Power più Tailwind, però intanto la Tailwind penso di riuscirla a mettere. Inoltre la Paiapa mi può aiutare in questo. Vediamo un po'. Benutris ti sta ospitando. Grazie mille, Benutris. Grazie mille. Se c'è qualcuno fra di voi che ha voglia anche di ospitarmi, beh, lo faccia. Mi fa veramente molto piacere. Dalle prossime live metterò anche la notifica, appunto, per chi decide di ospitare. Quindi grazie, grazie mille. Allora, qua cosa succede? Qua cosa succede? Ninetales Alola non se ne vede molti, eh? Un seme che a noi frega il giusto. Una Hail che però dà tanta noia. Allora, io vado di Z Tailwind e vabbè. E poi vado di Spora, non Rich Powder. Perché tanto se fa Bora più Psychic muoio lo stesso. Se mi fa Bora più Moonblast di là reggo. Se mi fa Bora più Taunt di là la metto lo stesso. Quindi, come dire, chi però mi potrebbe convenire? Sporare. Penso più Lele. Fa Aurora Veil, bene, quindi ho fatto bene a non fare Rage. Aurora Veil che parzialmente aggirerò. Il mio Lugia più veloce del suo Lele. Anche Marshall Matt vedo che mi sta ospitando. Grazie ragazzi. Dalle prossime volte metto. Allora, Aurora Veil è bellino, eh? Molto bellino. Psyshock, però abbiamo un paiapone. Quindi si regge e si spora. I crit non ignorano l'Aurora Veil, vero? E invece sì. Come no? Io sapevo di sì. Io non lo voglio buttare via. Anche il buon nerd mi sta ospitando, grazie mille. Mi arriverà una Bora, investo una Bora su Xerneas, ma provo a sparare un Geomancy dopo. I crit ignorano il Reflect, Lightskin e non Veil. Esatto. E ignoriamo anche il più uno. Guardate quanto è bello crittare, ragazzi. Blizzard. Il danno è irrisorio. L'importante è che non succeda quella cosa brutta. Buono. Non è successa quella cosa brutta, quindi adesso possiamo fare la cosa bella. Ho paura però di Anchor. Me ne frego?
Dai, è difficile, abbia Anchor. Se ha Anchor, bravo lui. Facciamo così? Io un geomanzino lo tiro giù. Lele prova la Protect, dorme. Sarebbe stato quasi meglio non ce l'avesse fatta. Pardio, ok, freeze. Ragazzi, il freeze è una scheggia impazzita che io non posso controllare. Quindi se arriva Amen, tanto come dire. Anche se faccio Moonblast... Tanto Aeroblast lo devo fare su quell'ele, ritorna, perché se faccio Dazzling Gleam c'ha Light Screen e più uno e regge, quindi devo fare la cosa che critta, la cosa che lo tira giù. Potrebbe avere AIDS, sì, potrebbe avere tante cose, ora AIDS però... Io penso di più a un Protezione, Bora, Aurora Veil e Icy Wind. Che vi devo dire? Ditemi cosa vi devo dire. Però è anche statistica. Infatti non ho fatto... Ah, grit! Come dire, purtroppo è una cosa che ci può stare. Brutta. Questo tra l'altro è brutto, però... Ci può stare. Qui se non arrivava ero messo benissimo, però è arrivato. Non ci scongeliamo nemmeno, quindi vabbè, ragazzi, tanto fa parte della mia vita questo, fa parte della mia vita. È un 10%, l'ha tirato due volte, non è matematico, però è arrivato. Vabbè, peccato perché qui avremmo avuto un Aeroblast veramente importante, qui lui piazza giustamente, giustamente, una Tailwind fenomenale. Among Us. Among Us tutta la vita. Farà qualcosa. Poi andrà via il campo psico, gli avrò un Sucker Punch. Lui rifarà Bora e a quel punto bisogna sperare. E niente, ragazzi. Lunala sotto Ail non ha senso, io sono d'accordissimo con te. Sono veramente d'accordissimo con te. Among Us, avrei bisogno tu me la reggessi. Questa paura ma è difficile. Bravo. Vediamo se va giù anche l'Aurora Veil. No, è un light clay. So benissimo che quel coso non attaccherà, ma potrebbe fare Whiteguard. Grazie mille, Giacomo. E invece attacca. Meglio. Grazie mille, Giacomo, per l'iscrizione. Questa è una bella partita, gente, eh? Moonblast! Dai, droppami! Droppami! Lui qui ha provato a predictare una mia Protect, che però non arriva. Io gli ho predictato una... una sua Whiteguard e poteva starci. E adesso lui ha Kyogre. Got it! Bene. Protect di Xerneas e Sucker Punch. Lo dovremmo portare in range di Moonblast. Il tutto essendo stati congelati, gente. Lui ha l'ultimo turno di Tailwind.
E il danno non è irrisorio? Però lui è Bulky. Quindi Gaded una bella minghia. Secondo me la regge. Vediamo, vediamo, vediamo. Comunque vada, sono assolutamente contento di questo match. Come è andato? Perché, ripeto, arrivare a giocarsela nonostante un congelamento. Grande, grande Xerneas. E bravissimo anche Bishop. Ha fatto il suo. Bravo. Tanta roba, ragazzi. 2-2. Ora, vabbè, l'avversario di prima magari non era il prossimo campione del mondo, ma questa è stata una partita sicuramente molto più interessante. Wow, wow, forza, date sfogo a tutte le faccine del buon Toongamer. andiamo avanti con grande fiducia. Sono contento. Un gran bel team, un gran bel team. Bene, bene, bene. Vi mando un commercio dal 30 secondi, così che ora non vi spacca i maroni. Meglio ora che dopo. Io bevo. United States, 1597. Mui, buonasera Pardo, sono la tua fan silenziosa. Questa è la mia prima donazione, voglio ringraziarti per avermi fatto avvicinare al competitivo che avevo lasciato qualche anno fa. Ti sostengo e sei il mio idolo. Grazie Mui, io ti ringrazio molto per la donazione. Ora, idolo addirittura è un parolone, dai. Per carità, mi fa piacere. Allora, Ned Villagione... Un attimino, ti leggo dopo, me ne ricorderò, perché questa è una bestia marina contro una bestia marina e il team suo è carino, ma il nostro non è da meno. Allora, Bisharp qua lo vedo un po' come il lago della bilancia, può fare male, può fare male, vediamo però. Vediamo però cosa fare. Lui porterà Coco, secondo me. Lui ci lida un Coco, secondo me. Io farei così, così. Xerneas non sta male. E qui non ci vedo male nemmeno Toxicroak. Ma alla fine della fiera porto Bisharp, perché c'è quel sucker punch noioso che dà noia. Andre Fiorins, guarda, ti reggo al volissimo adesso. Oppure ti leggo dopo. Dai, ti leggo dopo, mi voglio concentrare sulla partita. Insomma, tu che sei un player, mi capirai. Lugia, Gengar. Lugia. Mi volevi zettare, eh? Allora. Una parte di me vorrebbe fare spora. Su Lugia. Proviamo per predictare, via. Lui l'ha letta questa cosa. Spero non mi abbia zettato Lugia, che dovrei comunque reggere con il multiscale. Andiamo a più due, Beppe. Bene, 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 bene. Allora, mi ero dimenticato quanto è bello Bishop, ragazzi. Allora, io ho 140 in speed. La cosa brutta è che con Lugia adesso, nonostante la Tailwind, a meno uno speed sono più lento di un Coco.
Quindi ci siamo esaltati, giustamente. Però siamo più lenti. Io vado di Protect e Iron Head qua. Perché se ora lui mi fa Tuono, Wild Charge, quello che è finita su Lugia, quindi no, non è il caso. Bene. Bello, Bishop, ti amo, cazzo. Mi hai fatto vincere un nazionale, ma ti amo, Bishop. Kyogre. Sash, come immaginavo, dal suo playstyle. Ecco. I soliti culi. Io ora non posso... 30% di Cursed Body, eh. Io non posso fare... Che meraviglia. Non posso fare Aeroblast. Che critta. Che bello, eh. Voglio tirare giù quella balena. Lui leva e butta Lugia. Ma io questa te l'ho... Pronto? Pronto? Sì, telefonata, pronto. Comunque è sempre bello sentire il tuo verso, Lugia. Minchia! Minchia! Quanto mena! Vabbè, più due, ragazzi. Su un cosetto che ha l'oggetto. Cioè, mi sembra anche giusto. Tasterino, un campo di battaglia. Disable, Rain, Electric Terrain. Guardate. Sarebbe anche da scorrere, forse. Allora. Sembra sia andata via la Tailwind. Io la rimetto. Bravo. Ora la mette lui la Z. Se non partiva il Cursed Body. Però vabbè, dai. Fare il power. Proseggiamo. Ok. Aeroblast is no longer disabled. Cazzarola, ragazzi, 4-0 gli abbiamo dato.
Sempre bello buttare Quisharp sugli Icy Wind, soprattutto quelli inaspettati. Avevo fatto rage quittare la bestia marina con la bestia marina. Beh, qui abbiamo giocato semplicemente meglio. Abbiamo giocato semplicemente meglio. 3 su 3 per ora, Andiamo avanti. Andiamo avanti. Raga, vi piace questo team? Oh madonna, che è? Signori, abbiamo Giovanni, il campione di Sinnoh. E io però, quando c'è ste cose, mi sento male. Cosa diavolo vuole fare lui? Cosa diavolo vuole fare? Nonna, sono arrivata a casa, sono sano e salvo e sto per affrontare il campione di Sinnoh, quindi ci si sente dopo. Ciao. Sono vivo, sono in live. Sì, ciao ciao nonna, dopo. Ciao ciao ciao. 3 volte che mi chiama, si preoccupa. Allora, ora però è più preoccupata perché sa che sto per affrontare il campione di Sinnoh. Non prendiamolo sotto gamba. Vediamo, via. Cosa vorrà fare questo? Non lo so. O vuol fare un patto. O vuol fare il simpatico. Voto per la seconda. Se io tiro giusti 2, Xerneas gode, quindi ottimo. Secondo me Air Power più Low Kick basta. Bella Reed. Beh, Toxicroak mi è quasi più utile avendo lui di alga di Xerneas. Quindi leviamolo, mi prenderò un Brave Bird oppure mi fa fare una gambi su Lugia, ma che comunque reggo. Pardo occhio eventuale sniper, vabbè è messicano ragazzi, non penso, ora vabbè che siamo famosi, ma no, non c'è il delay legalize, me lo sono dimenticato. Niente panico, mi può andar bene.
Sta giocando bene lui, eh. Non è un babbero. Ce lo giochiamo tutta qua. Salutiamo Xerneas, ma lui dorme con Empoleon. Il problema è che non abbiamo più Light Retail Lead Trait, però vabbè. Se c'ha Palkia con Toxic o KV più Among Us, ce la dovremmo fare. Effettivamente ci sta mettendo un po' tanto tutti i turni, eh. Però non penso, dai, io vado safe. Avete visto, ci volevo fare spora. Però comunque anche Palkia dallo kick non prende poco. Avrà protetto allora. Solo che la Z l'ha già fatta. Comunque Toxicroak, ragazzi, mena, ma per forza, eh. Cioè, è una mossa a 120 stab. Roar Rottime, 150 per stare fermo un turno. Io Among Us non lo butto. Roar of Time, ragazzi, abbiamo visto anche Fragor Tempo. Che rating ha? 1510. Crit, non so onestamente se sarebbe venuto giù. In ogni caso, se non veniva giù, per me era meglio. Perché ora rientra Palkia, però. Vediamo. No, ci sta che servisse perché Empoleon forse non è pesantissimo, eh. Io ora splitto i danni. Uno dei due lo protegge. Ha dimostrato lui di proteggere, poi il primo turno potrebbe proteggere Dialga, secondo me. Mi è andato doppio su Toxi. Io speravo di essere più veloce di Palkia, essendo un Trick Room Team.
ci poteva stare. Invece mi è andato doppio. C'è da dire che comunque ora siamo 2 contro 1, eh. Mi farà fragor tempo probabilmente su Among Us. Beh, abbiamo visto fragor tempo, raga. Quantomeno. Comunque guardate, queste partite qua io ne ho sempre una grande paura, perché come potete vedere si risolvono sempre sul fil di là. Oh, brava la mia bestia marina. 4 su 4. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Questa è la dimostrazione che i team che buildiamo durante il live non sono dei troiai. Ora, non c'è da esaltarsi. Lo so benissimo che non abbiamo magari affrontato dei mostri, però stiamo facendo il nostro dovere. Una partita ce la siamo portati a casa nonostante un Aurora Veil e congelamento. Quindi io chiamerei la nonna per dire tutto ok. Ci starebbe bene, ci starebbe bene. Ah, ma io devo leggere la donazione del Fiorini. Oh, se no mi rivolgo più la parola, giustamente, perché me ne dimentico. Allora, non pensavo di poterti ospitare, ora penso lo farò sempre se ti aiuta. Sì che mi aiuta. Se mi ospitate, chiaramente voi lanciate la notifica ai vostri follower di Twitch. Posso dedicarmi bene alla live, quindi posso essere perdonato. Dai, comunque non vedo l'ora di entrare nel vivo dei torneoni. Spero di poterti dare una mano. Sì, anch'io non vedo l'ora di entrare nel vivo dei torneoni. E mi piacerebbe davvero fare bene. Fare bene, io punto a avere un invito, anche perché quest'anno ho puntato più sulla tesi. Marshmallow VGC 1495 Ciamania. Ora, noi i Ciamani vogliamo cercare di fare bene contro i Ciamani, vero? Sì, sì, contro i Ciamani noi volere cermaniare. Però occhio, perché? Vi dico occhio, perché Venusaur è una trait che dà noi a Lugia, chiaramente. Essendo Lugia levitante, Venusaur ti può sleep powderare. Ma bensì, anche se mai bensì non si dice, potrei fare una cosa. Allora, caccata. Devi fare così. Così. Bizarp. No. Bizarp no. Non sniperare, perché dai, forza. Gudra, sì, bellino Gudra. Magari non in un metagame dove c'è Xerneas, però bellino Gudra and Dragon Tail. Ma tanto su Xerneas non ha effetto, quindi su coso sì, su Lugia sì. Groudon Cincineroar. Vado di Air Power, non mi voglio prendere un Roar. Per Fake Out lo faccio, dai.
Io qui se facevo Z, te eri già nella merda, caro amico. Facevo Z, avevo Aerie Hope più Flare Blitz sotto sole su Iveltal. Cioè, come è andato il campione di PPT? Ho vinto. Oggi Galgio Jambagne. Allora, a me comunque fa comodo sottosole fare flebizza con Livetal, che lo voglio portare in range di Moonblast di Xerneas. Ciao Paga! Beh, sta andando bene, dai. 4 vittorie su 4 partite. Sta andando benissimo. Fossi stato io dall'altra parte, lì ci sarebbe stato il... burn. Arriverà il Roar. Vediamo. Io è un roar che non posso evitare, quindi l'unica cosa che posso fare è resetapparmi, perché adesso posso fare geomanzi. Il roar ci sta, ce l'abbiamo sempre avuto paura fin dal turno 1. Se entrava in senior qua era meglio, però va bene. Va bene. Io posso fare Rage Powder più geomanzi, mi prendo uno Snarl, oppure posso fare una... mi prendo Flare Blitz, scusate, su Among Us. Oppure... e Snarl. Oppure posso fare... Incineroar su Among Us e geomanzi. Sono però più per... perdere Among Us, ma andare per una cosa matematica piuttosto che lasciare un 50-50 aperto, perché se lui poi da buon bischero fa Roar, che mi caccia via addirittura Among Us, qui lui farà Flare Blitz. Però c'è un lato positivo anche in quello. Mi tira giù Among Us, perché è sotto sole e è a più zero, e se fa Flare Blitz vuol dire andare a farsi tanto danno. Ora no, perché per l'appunto va di knock-off. Ah no, ha fatto Roar. Ottimo, inci, inci, inci per favore. Certo, certamente, certamente. Grazie, grazie. Grazie mille. Sei fortissimo, RNG. Ma porca miseria. Se entrava inci, vinta. Entra lui, c'ha Sucker Punch, più Roar. Che palle! Capito? Morto Lugia, io dovevo provare. Rendiamocene conto. Io non ho mai culo in vita mia, non posso avere culo. Qui lui rifà Roar, quindi perderà Iveltal. Io ho dovuto fare questa mossa perché se faccio Moonblast mi regge e quindi si riprende di baccona. Among Us. Ma Incineroar no! Incineroar no! Incineroar non entra mai in questa partita.
È incredibile. Questo è uno switch in abbastanza buono, perché se lui non lo leva, il suo Incineroar muore di Moonblast. Se lo leva, il mio Among Us viene switchato dopo e quindi il Groudon prende il meno uno. E in ogni caso mi fa comodo portare un Among Us ancora un pochino più a piena vita. Lui fa fake out senza senso. No, badate bene, Gudra con Sap Zipper non è immune a Rage Powder. Tiverlast GGJJ, grazie per l'iscrizione. Grazie mille. Vi ricordo a tutti coloro che si iscrivono, hanno diritto al gruppo Telegram. Quindi poi chiaramente vi, come dire, vi coinvolgo. Non mi avvelenà, per favore. Gudra con avanzi, io non ne voglio più vedere. Non ne voglio proprio più vedere. Protect telefonata e precipizio. Ok, a giudicare dal danno non è un Groudon così offensivo. Gudra è bellino se giocato con Feint in un team che ha determinate debolezze che Gudra tappa, tipo a Kartana, con Flamethrower, Feint, ma con altri che picchiano a bestia. In un team del genere, e soprattutto dove ha Yveltal, per me è no, Maria. Xerne a Sevita, ma comunque a meno uno non mi avrebbe tirato giù, questo era l'importante. Faccio Dazzling involutamente per non fargli scattare la baccona, ragazzi. Comunque considerate che lui è a meno uno, non appena muore in senior e va via al sole, io entro con Among Us, anche qualora mi dovesse stracrittare il mondo, faccio Grasknot. Il sole finisce fra pochino, quindi io
Ora vado di Moonblast. Ci avviciniamo al nostro quinto GG su 5. Lui qui prova a pescarmi lo switch in di Among Us, che però io non faccio, ma che in ogni caso comunque decreta una nostra vittoria. Questo però, questa giocata qua di Fire Punch, ci dice che lui non era proprio un babbeo. Bueno, 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 bueno. Non si perde mai oggi, non si perde mai. Ragazzi, fate sapere in giro che c'è una bestia marina incazzata in Battlespot su Twitch oggi. Ok, andiamo avanti. Durante questa pausa lancio il commercial e bevo, così che non perdete la partita. Andiamo. Allora, eccoci qua. Mettiamo una canzoncina bellina, si sta anche salendo chiaramente. Quando il pardo gioca Bishop si foga. Ma chissà, magari risveglia dentro di me. Italia, Riccardo, Liguria, 1500. Allora, XY, Cartana. Coco, Enzo, qua c'è da lavorarci. Qua c'è da lavorarci. Proviamo così. Al suo team, secondo me, Toxicroak dà noia. Non ci stava male nemmeno Bishop, però non voglio espormi troppo a cartone. Siamo in speed tie. Io me la gioco. Stasera mi sento fortunato.
Ok. Non ha provato a fare knock off. Scarf Coco, da cosa lo deducete? Può essere un normalissimo Coco. Io so cosa fare, sto aspettando. Vedete, Life Orb. Mamma mia, ha rischiato un Dazzlim che avrebbe mandato Coco KO. Come fa a sapere che io non ci ho fatto Poison Jab? Infatti non lo sa. Ma io ci facevo Poison Jab con Toxicroak, li facevo 80. Qui il danno è bello, eh? E qua può anche sniperare, faccia cosa gli pare. Comunque non urliamo subito allo sniper, se no facciamo l'errore che abbiamo fatto scorsa settimana con Antonio. Lo abbiamo accusato, immagino, col seno di poi ingiustamente. Non ne avremo mai la prova, però insomma... Dalle sue parole penso di essere bravo a capire le persone e a cercare di capire quando dicono una bugia o meno. Io gli credo. Ah, lui perde Yveltal e a noi va bene, benissimo, perché abbiamo un Lugia dietro, ricordiamoci. Se fa Geomancy prende Poison Jab e quindi ve l'ho detto, è toxico che gli dava noia a lui. Pure! Ma guarda che culo! Scusa. 30%, era tanto. Io no, dovete sapere che io di Sludge Bomb e Poison Jab non avveleno mai. È veramente tantissimo che non avveleno. Scusami comunque Riccardo, se segui. Spero che tu non segua. Ma se segui. Scaini Fabio, grazie mille caro per l'iscrizione. Grazie di aver vinto la pigrizia e di aver deciso di collegare l'account Amazon Prime a Twitch. Grazie.
Sa che più Danzig non mi veniva giù, anche se a V. Ma metti fa Tailwind? No, comunque se a V mai nella vita. Sono a più uno, non a più due, ricordiamocela questa cosa. Hai pure vinto la Tai? Beh, non si sa. Magari il suo Xerneas non è max speed. Non si sa. A Coco dietro, lo so. Tra l'altro mi sembra abbia l'ultimo turno di Electric. Ottimo. So cosa fare. Lui si aspetta un freak out su Cartana. E noi ce lo facciamo. Più Rage Powder. Vi spiegherò tutto dopo. Questa lui non se l'aspettava. Oppure semplicemente non può fare altro. Io ho raggiunto la matematicità del caso, anche perché senza campo elettrico lui di Life Orb non ci tira giù, perché siamo a V. Signori, sono 6. Sono 6 su 6. Sono veramente contento di questo team. Sono veramente contento. Lugia non è nemmeno entrato in campo. Vinto in preview qua. Abbiamo identificato il Pokémon che gli stava proprio... Sono un conte, scusate. Gli stava, nel senso, si infilava bene nel pertugio, quello lì. Bene, 6 su 6. Abbiamo buildato un bel team. Bravi voi. Ricordati, Pardo, cosa hai fatto stamani mattina e ripetilo tutti i giorni come rito propiziatorio. Va bene. Sono andato a trovare la nonna, che è notoriamente molto fortunata. Dai. 1665. Qua abbiamo un partitone. Qua abbiamo un partitone. Zapdos e Tundurus. Che vuol fare questo? Team veramente strano. Mamma mia. Mamma mia. Babba mia.
Allora, non ha fake outer. Non ha intimidate. Io però qui Tornadus, Tundurus e Zapdos e Kyurem Lugia. Proviamo. Questo può sparare tuoni di cattiveria. Zeta, sì sì. Tundurus Zeta lotta, sì, anche secondo me può fare. Non lo so ragazzi. Vediamo. In best of one ci può stare di tutto. Se dovessimo superare anche questo esame e quindi mettere sul nostro libretto il timbro giapponese pazzo con un ottimo rating in battle spot, c'è scritto proprio così, vuol dire allora il team è tanta roba. Allora, Zapdos Kyogre. Qui apparentemente noi abbiamo un gustoso fake out più geomanzi. Ma è tutta apparenza. Se questo non ha roar, io ho vinto. Ce l'ha, dai. Farà roar. Dai ragazzi, deve fare roar. Non esiste. Buono. Chiamo Tailwind normale. Io non ho bisogno della ferita. Cioè, oddio. Salutiamo Lugia. Io volevo buttare Among Us in quella slot là, lo sapete? Lato positivo è che però Toxicroak è intonso. Quindi ok, è uno Zapdos veloce, evidentemente. È uno Zapdos Z più roar. Siamo ancora in gioco, ragazzi. Among Us, volevo dire Incineroar. Secondo me ora Geomanzi ci sta. Air Power lo reggiamo. Anche se è Life Orb quel chiude. Quindi mi deve andare di doppio attacco, ma se per uccidermi Toxicroak, ma... Oddio, però Poison Jab non basterà per quello Zapdos. Vabbè, però secondo me predicta. Lui penserà, beh, non fa Geomanzi, faccio Fulmine, infatti. Non fa Geomanzi. No, no. Eccolo là.
Contro Xenas, ragazzi, non c'è margine di errore. Si dice sempre che il metagame è fatto di 50-50, ma contro Xerneas è un 50-50 che sulla carta è un 50-50, ma in realtà è molto peggio, perché se te non prendi il 50-50, perdi. E qui lui ha preso il 50-50 sbagliato. Signori, abbiamo un bel Dazinglin qua. Abbiamo un Dazinglin aperto. Kyogre lo abbiamo tirato giù, Incineroar adesso è lieto di dilagare e dimostrare al pubblico quanto è capace di far fuori un eventuale Ferroton o Katana. Però, caro. No, se facevo fake out e geomancy di primo turno, mi aveva fatto roar. Quindi ho fatto benissimo e mi sarei bruciato la power herb. E se avessi fatto fake out su Zapdos, lui mi avrebbe fatto Zampillo, essendo Scarf, mi avrebbe tirato giù, o comunque fatto 90% di danno a Xerneas. Quindi va benissimo così. Ora, cosa facciamo con il nostro caro amico Incineroar? Fake out non ha senso. Beh, facciamolo giusto per scrupolo. Su Kyurem. Tanto Zapdos muore. Match forfeited. Ragazzi, sono 7 di fila. È un caso? È un caso? Questo è un gran team. Questo è un gran team. E noi che si fa? Si va avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Faccine in chat. E andiamo avanti. Black Carlash, ciao Padre, che ne pensi di uno Xernala stile quello di Cox, ma con Toxicroak, Among Us, Inzi, Coco AV? Quindi te andresti a mettere Coco AV su Smeargle. Ci può stare. Ora dopo però ne parliamo un po', se no mi sparisce questa, poi ne parliamo. Gabrielisa, sera Pardo, purtroppo non sto in pratica riuscendo a seguire live causa esami, ma le sto recuperando piano piano. Appena l'avrò ultimato vorrei mandarti un Timps. Quanto è forte Piontek? Piontek, ragazzi, Piontek, cioè ragazzi, Piontek. Comunque non ti preoccupare, so cosa vuol dire essere sotto esami, è la causa per la quale io è 2 mesi e mezzo che non faccio un torneo, quindi pensate quanto mi brucia questi esami. Grazie mille Gabrielisa. E tornando al Black Carlash, Xerneas, Lunala, Toxicroak, Among Us, Incineroar, Coco AV. Sei un po' debole a Groudon. Mi piace se su Lunala vai di Wildguard. Io lo porterei alla prossima Premier insieme alla nonna. Stai parlando di Piontek? Beh, non dici male. Ultra Recon Squad 1512 Spagna Killua direttamente da Hunter Hunter. Allora, uila Mandibuzz, uila Solgaleo, uila. Guarda che ganzo questo team. Che fico. Bellino. Toxicroak a lui può dar noia. Ludicolo, Kyogre, Coco, Inzi, Mandibuzz. Troviamo questa lead qua. E facciamo i bastardi con Bishop. Vediamo. Attenzione, perché anche lui potrebbe sniperare. Gli spagnoli seguono il canale. A me mi inorgoglisce questa cosa. Comunque, un team portato in live è un team che non può essere portato ai tornei, per ovvie ragioni. Sì, hai quasi ragione. Lui sta scegliendo agli ultimi secondi. Infatti gli è partito, mi sa. Mi sa che il tizio sniper... non lo so, vediamo, via. Io giocherò come se stesse, quindi aspetto gli ultimi 8 secondi per fare la mossa. Ciao, Scafa!
C'era Whirlwind lui. Quanto mi puzza di Whirlwind da 1 a 10? Non ne frega nulla. Se fa il Whirlwind, cazzi sua. Aspetto gli ultimi 8 secondi e ho già bello fatto la mossa. Avete ragione, ragazzi. Sono un pollo. Del resto, se no, non mi vorreste così tanto bene, vero? Vediamo, o fa Tailwind o fa Whirlwind. O magari fa Snarl, vediamo. Quanto fa Atalanta Juve? Buono, va bene, va bene. 2-0 Atalanta. Siete seri? Are you serious? Boia. Boia, però ragazzi, io faccio sport e vi dico che essere in un momento fisico in stato di grazia fa veramente tutta la differenza del mondo. E l'Atalanta adesso è una delle squadre più in stato di grazia di tutte. Volswitch, vediamo chi entra a prendersi il jab. Sono molto curioso di vedere quanto faremo crittando a un Mandibuzz, che io di solito ho sempre visto, ok, quindi il jab, niente jab per lui. È immune. Non siamo nemmeno due hit che io. Madonna quanto sei buono. Snarl, beh, inutile, perché tanto noi crittiamo sempre. Non penso che rifaccia Snarl, sarebbe bello, ma... Sunsteel, questo va su Lugia. No, va qui. Dimmi che hai snarlato. Va bene, volevo fare Sucker Punch, ma va bene. Va bene, perché lui comunque ora è a meno uno. Aeroblast è a 100% di crit, quando fai Zeta Tailwind. Quindi non è, come dire, una cosa...
Ciao paga Bonappe. Facevo Sucker Punch con Bishop, era meglio. Adesso avevo una predict in più. Ho preferito questo perché lui ha meno 1 a meno che non sfoderi una Z, ma io, sapete qual è il mio modo di ragionare, finché non vedo non posso certo aspettarmi tutto, anche se è preventivata la cosa. A meno che non tiri fuori una Z, noi reggiamo un Sunsteel e poi ce la giochiamo in qualche maniera. Va bene, il nostro amico spagnolo ottiene il nostro primo scalpo della serata, perché è da 200 la mossa, quindi anche a meno 1 ci tira giù. Va bene, ha rischiato veramente tantissimo facendo quello snarl lui. Io dovevo fare Sucker Punch. Chissà che non abbia sniperato o meno. Vabbè, da. Vabbè, da. Posso assolutamente ritenermi comunque soddisfatto. Certo, se io ti faccio fake out su Solgaleo, c'ho il Geomancy gratis. Va bene. Potevo giocarla meglio? Sì. Potevo fare Sucker Punch su Solgaleo. Ma in Best of 3 questo lo mangiamo. Ma lo mangiamo a colazione, ragazzi. Perché a me basta davvero giocarla meglio. E lui, sapendo che io ho Bishop, io rifaccio le stesse mosse magari, e lui lo snarl non lo fa. Comunque va bene così. Fra, sono Ricky, quello di prima. Spero che ti sia capito che non stavo guardando. No, no, ma infatti guarda, non l'ho nemmeno mai messo in dubbio. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ieri sera non ho potuto vedere la live per la prima volta e stasera stavo giocando contro per conto mio. Appena ti ho incontrato, ho spento. Spero soltanto che tu non mi abbia insultato troppo. No, no, tranquillo. Sei un grande, per la cronaca, sei anche il motivo per cui ho ripreso a giocare dopo tanti anni. Saluti, grande Fra e forza Milan, grande, forza Piontek. Pam, pam, pam. Abbiamo un nuovo idolo, cazzo, ogni tanto un po' di gioia. Non ti preoccupare, grazie Ricky, grazie. No, no, prima l'ho detto assolutamente, non ce n'era... Nutro molti più dubbi sugli spagnoli, che io li voglio bene, ma sono un popolo di furbettini, Quindi... 1551, United States. Andiamo avanti. Ecco, questo è un team che può dar noia. Vi lancio il commercial, tanto la preview la vedete. Io poi tanto la faccio gli ultimi 20 secondi, quindi non perdete niente. E vediamo un po'. Weatherman. Non so se li dare Lugia Inzi o Xerneas Inzi. Sarei più per Lugia Inzi. E... vediamo. Weatherman e gioca Sun. Coerente. È coerente. Io ho paura di questo Whirlwind, ma va bene. Groundon Volcarona. Avrà Roar Groudon? Faccio fake out su Volcarona. Se mi Roara, io mi auguro entri Xerneas. Ma va bene anche Bishop. Molto meglio Xerneas.
Se fa precipice, lui è intonso. Insignior regge. E comunque poi dopo sono sotto tailwind. Se fa rock tomb sono a meno 1. Però più 2 di speed. Quindi sono all'incirca. Sono comunque più veloce. Perché sono. Eh? 186 sono, quindi sì, sono più veloce. Questo fa, eh? Siamo sotto sole, raga. Burn! Sì. Ok, ora è come se fosse a più zero di speed. Mi va bene. Tomb ultimamente se ne vede parecchio perché va al posto di Fire Punch. Ci può stare. Fai speed control. Non è male. In questo caso lui è stata provvidenziale. Io qui non dovevo proteggere, ho sbagliato. Mi sono perso in chiacchiere. Ma siccome questo Volcarona viene giù tutta la vita da Flare Blitz, la mia Protec qua non ha assolutamente senso. Dovevo sparare l'Aeroblast che crittando avrebbe tirato giù questo Groudon. E invece io perdo a gratis Incineroar per questo mio errore di chiacchiera. Ecco, questo è un errore mio. Io è vero, ora mi riposiziono e lo volete. No, non mi riposiziono una minchia perché non mi tira giù. Però comunque, insomma, era meglio se facevo aerocolpo. Questo è un errore mio. Perché sotto Tailwind, Volcarona che protegge è più lento di un Incineroar. Tutta la vita, no? Bella la bestia marina, eh? No, ma Groudon non è support, ragazzi, eh? Semplicemente non ha Fire Punch e ha Rock Tomb. Non è support. Ci sta. Qui lui si è rischiato. Flare Blitz più Aeroblast che crittando ignora il boost. E non è sprecata Rock Tomb, ragazzi. Credete? Usa molto alto livello. E se questo l'avessi fatto prima, io adesso avevo Incineroar con la baccona al 70%. Era meglio. Lui mi deve fare Moonblast, perché se fa Dazzlinglim Lugia sopravvive. Yeah.
Io ero convinto di avere Toxico, credetelo, lo sapete. Ho giocato per avere il fake out adesso. Bishop mi è un po' inutile. Arrivati a questo punto della partita, chiaramente. Sì, predictona la sua, sì. Per carità. Se la porta a casa lui. Mi duole dirlo. Fa Moonblast su Lugia adesso. Perché io ve lo giuro, ero straconvinto di avere dietro. Ero convinto di avere dietro Toxicroak. Comunque guardate Snarl cosa vuol dire. Lui ha più uno di Moonblast, non mi fa 70%. Quanto cazzo sei forte, Lugia? Perché io, se avessi avuto Toxicroak, invece di Bishop, stavo con Toxicroak, facevo Fake Out su Xerneas, ora gli Among Us girano senza Protect, e quindi facevo Aeroblast. Morto. E poi, vabbè, poi vincevo. Proprio banale. Faccio Protect, ragazzi. Perché ok, Bishop e Sash, ma ora lui cosa farà? Dazinglim. Mi porta uno. Poi dopo mi rifà Dazinglim su Xerneas. E invece devo proteggere. Perché così dopo, se mi vuol far fuori Geomancy, cioè mi vuole impedire il Geomancy di Xerneas, mi devi fare Boom Blast. Ok? Se invece fa Dazinglim, allora Xerneas, per carità, prende una bella piotta, però... è diverso. Perché così facendo, dopo... ora lui di Dazinglim non mi tira giù Xerneas. Ok? Invece immaginatevi lui che magari ha in questa situazione qua ha già subito un Iron Head e ora mi rifà Dazinglim, magari crit, insomma, siamo apiti. Poi mi sa che la chiude proprio il nostro caro amico Bishop, quindi addirittura. Ragazzi, 8-1, altro che Roma. 8-1, anche Weatherman. Mamma mia, qui me la sono portata a casa grazie al fatto che Lugia mi abbia retto per Moonblast. C'è niente da dire. Comunque Bishop ci sta, in questo team ci sta. Bene, ragazzi. Io vi saluto qua, perché farne un'altra vado veramente oltre le 10 e... non voglio tediarvi oltre, una live come poche per rate di vittorie, sono veramente contento. Spero che vi siate divertiti, ringrazio chi ha donato, chi non ha donato, chi c'è stato, chi si è iscritto al Twitch Prime, non Prime, vi invio appena finita la live la mail, quindi controllate la mail, perché troverete una mail con il link per poter accedere, per essere invitati appunto al gruppo Telegram esclusivo degli iscritti Twitch e di chi è Platinum Pipper su TP. Ciao a tutti ragazzi, domani 14:30 esce un super video
i risultati non saranno granché, ma insomma ci sarà da discernere determinate cose. Ma comunque credetemi, è un super video per contenuto e io sono veramente orgoglioso del contenuto che vi sto riuscendo a portare nelle ultime settimane, perché mi piacciono i video che stanno venendo fuori. Merito anche vostro, che mi date tanti spunti interessanti e tanti consigli, con Commo Win Streak con il team di Ashton Cox. Ciao a tutti ragazzi. Grazie.